Parlerò della cura dell'ambiente da parte delle chiese protestanti partendo da tre temi. Il primo tema è quello della tempestività della risposta delle chiese protestanti. Siamo già negli anni 60-70 del secolo scorso. Il secondo è l'ambiente ecumenico in cui quella riflessione ha avuto luogo, quindi insieme anche alle chiese ortodosse nel Consiglio Mondiale delle Chiese. E il terzo tema, forse è quello per cui il protestantesimo è più conosciuto, è l'ermeneutica biblica. Quindi vedremo come nell'ambito protestante la Bibbia è stata riletta a partire da una preoccupazione e una sensibilità ecologica. In questa rilettura ritengo che sia stato fatto in tre tappe, che sono tappe cronologiche che emergono nel corso della riflessione, ma che sono presenti contemporaneamente. Il primo è che la scrittura non dice così, quindi un approccio apologetico, soprattutto per quanto riguarda il dominio della terra. Il secondo è sì, le scritture dicono così, ma dicono anche qualcos'altro. Quindi la promessa ambigua della teologia cristiana per quanto riguarda la cura del creato. E il terzo è un approccio più olistico, un approccio più biocentrico, cioè decisamente non antropocentrica, che prende forma nella cosiddetta Bibbia della Terra.